Allora, oggi noi ci vediamo, abbiamo diviso, come avete intuito, il gruppo degli attivatori in dei sottogruppi e l'aggregazione di questi territori è stata un po' strumentale, nel senso che abbiamo cercato di fare dei gruppi da 20 persone, però abbiamo anche cercato di mantenere una diversità tra le aree più urbanizzate e quelle mano a mano più piccole, fino ad arrivare alle aree interne che sono quelle sotto i 20.000 abitanti. Come si diceva, è strumentale, però bisognava in qualche maniera frazionarci un pochettino per parlare un pochettino più approfonditamente delle cose che dobbiamo andare a fare. Questi incontri che noi facciamo finiscono già alle attività A2-3, ossia l'elaborazione delle mappe territoriali, che adesso stiamo cambiando la denominazione in mappe di comunità. È un momento interattivo, nel senso che non è una lezione, bisogna co costruirle insieme, ragionarci insieme sulle cose. E quindi io farò un intervento micro, iniziale proprio piccolo piccolino, e poi mi aspetto le vostre domande, le vostre richieste di approfondimento. Buonasera Marco. Buonasera. Dove sei tu, di bello? Roma, Metro Battistini, per capirci. Ok. C'era anche arrivato Sergio. Buonasera Sergio. Di dove sei? Dove sei tu? Buonasera, scusate, ho sbagliato Beh. cuffietta. Sono di Roma. Sì. In che zona più o meno? Sono Roma 70. Ok. Montagnola, Roma 70, ottavo Ok, municipio. perfetto. Va bene. Quindi stavo dicendo che oggi è una giornata che piuttosto interlocutore, nel senso che non è una lezione, quindi insieme abbiamo individuato questi gruppi di lavoro di circa 20 persone, poi un po' vengono, persone vengono, altre no, e in cui dovremmo incominciare a lavorare. Quindi io faccio una piccolissima introduzione e poi dopodiché come si dice, ne parliamo insieme. Allora, l'obiettivo che noi abbiamo in questa prima fase è quello di questa elaborazione delle mappe di comunità. E l'elaborazione delle mappe di comunità non è che le facciamo noi, senso noi attivatori, le facciamo con i cittadini. Quindi noi abbiamo di fronte quattro incontri, di cui due li facciamo solo tra di noi, così in questa maniera, che sono quello di oggi, il prossimo e basta, e altri due invece le facciamo con i cittadini. E quindi in qualche maniera noi dobbiamo fare in maniera tale da poi trovare quelle relazioni, quelle reti, per far venire 20 persone, 40 persone, 100 persone, quanto ci pare, quanto riusciamo all'interno dei luoghi, o se non possiamo andare in dei luoghi fisici, a convenire in una situazione da remoto come quella che stiamo praticando adesso. Ed insieme con loro definire i contenuti della mappa di comunità. Perché noi che abbiamo detto? La mappa di comunità noi la utilizziamo perché è uno strumento principalmente volto all'attivazione dei cittadini. E in qualche maniera noi sappiamo che è uno strumento che è stato già adoperato, e quindi può essere riutilizzato da noi modificandolo. Noi abbiamo fatto degli esempi l'ultima volta che ci siamo visti da streaming, degli esempi di realizzazioni di mappe di comunità, che però sono degli esempi, sono fatti a titolo esemplificativo. Noi non dobbiamo fare quelle stesse cose, le dobbiamo riempire di altri contenuti. Questi contenuti possono essere diversissimi, possono essere la qualità dei servizi, possono essere i servizi alle persone, alle minoranze, possono essere degli edifici abbandonati, possono essere delle situazioni di degrado sociale ma ambientale, possono essere tutte le un vasto panorama di azioni, di fenomeni che emergono appunto dalle conoscenze personali. Quindi noi dobbiamo fare in maniera tale che dagli abitanti, dai cittadini che partecipano, emergano queste loro conoscenze. Costruiamo un ragionamento sulle conoscenze e costruiamo un ragionamento quindi sulle problematiche presenti, ma anche sulle risorse. E anche in questo caso le risorse possono essere tantissime, perché possono essere, per esempio, delle cooperative sociali esistenti sul territorio, possono essere dei paesaggi molto belli, possono essere delle risorse ambientali molto, molto qualificate, possono essere delle risorse umane, la presenza di associazioni, di gente che in qualche maniera si è messa, di persone che hanno cominciato a fare delle attività che secondo noi sono utili alla comunità. Ovviamente l'attenzione è quella di individuare delle problematiche e delle risorse che in qualche modo non siano individuali, ma che siano comunque riportabili all'interno di un ragionamento comune, e quindi possono diventare strumentazioni a disposizione delle comunità.
Su questo poi ne partiamo con il ragionamento che riguarda le strategie, di cui parleremo poi sabato all'interno del terzo incontro formativo, e poi parleremo successivamente sulla base di quello che è emerso all'interno della prima delle mappe, quindi di quello che è la conoscenza di problematiche e di risorse, la definizione delle strategie, e andiamo a fare una seconda fase, elaboreremo il piano di resilienza. Cosa devono fare gli attivatori in questa fase? Nelle prime due incontri partecipare in maniera intelligente, ma questo lo siete tutti, per cui non ve lo dico, un po' interattiva, e parliamo tutti, ragioniamo insieme, e quindi finisce lì. Il gruppo di lavoro prende gli spunti che voi che insieme elaboriamo, li annota, costruisce degli archivi all'interno dei quali ci sono le vostre proposte, le vostre considerazioni, che noi ci teniamo, però ce le teniamo da parte. Il secondo incontro, quest'altro, sarà più organizzativo per capire come mettere in moto poi il meccanismo degli altri, fuori degli attivatori. Quando entriamo nel mondo con gli altri, cioè con i concittadini che invitiamo a partecipare a questo percorso, a quel punto noi ascoltiamo, diciamo quello che ci è stato detto anche negli incontri precedenti di formazione, quindi cerchiamo di capire gli altri che cosa vogliono, quali sono le priorità, quali sono le emergenze, come sentono il loro territorio, e raccogliamo queste cose. L'attivatore è il punto centrale per cercare di essere il soggetto che da trade union tra l'associazione, le attività di community pro e i cittadini, quindi a lui fa capo, oltre che al responsabile ovviamente in maniera molto più significativa, ma anche l'attivatore, quello della promozione di questi incontri. Dopodiché il gruppo di lavoro da remoto apprende tutte queste elaborazioni che vengono date dai singoli gruppi di lavoro, dai singoli, diciamo, laboratori di progettazione, per capirsi, elabora e li riportiamo poi la volta successiva all'interno dell'incontro con i cittadini. Quindi i quattro incontri che noi dobbiamo fare per la determinazione delle mappe di comunità, due sono di lavoro come questi che cerchiamo adesso noi, per capirsi, e due sono fatti con i cittadini. Tra il primo incontro dei cittadini e il secondo incontro c'è un'elaborazione intermedia sulla base di quello che è emerso nel laboratorio, e poi viene riportato al secondo incontro in maniera tale che i cittadini possono condividere o chiedere altre osservazioni, e poi si va in una stesura definitiva che andrà a finire poi all'interno del piano di resilienza, come se fosse il primo capitolo del piano di resilienza, il capitolo, diciamo, conoscitivo di queste opere. Il piano di resilienza si muoverà poi più o meno alla stessa maniera, nel senso che faremo gli incontri prima organizzativi a gruppi e poi dopo si faranno gli incontri con i cittadini. Gli incontri a gruppi sono 5 per noi, perché siete 100 attivatori, più o meno uno delle grandi città e medie città, vi discorrendo fino ad arrivare alle aree interne, sono 5 incontri. Poi gli altri invece li facciamo territorio per territorio, per cui questa strumentalità che abbiamo trovato adesso, qui c'è Bologna, Genova e Roma insieme, non ci sarà, quindi Roma farà il suo laboratorio con i suoi cittadini e in un quartiere che poi andremo a definire, in una parte, adesso dobbiamo definire insieme dove e come farlo, esatto, e Genova lo farà per i fatti suoi, Bologna ce lo farà per i fatti suoi. Questo vuol dire, anche per darvi l'idea del meccanismo che stiamo andando avanti, che mentre questo incontro per noi lo dovete moltiplicare per 5, quindi noi ne faremo 5 uguale a quello di oggi, e poi ne altri 5 dopo, quegli altri li dovete moltiplicare per 20, per noi, per voi no. Questo vuol dire che gli attivatori hanno un impegno praticamente di un incontro mensile, di un tipo o di un altro, per capirsi, da qui a 10 mesi. E immaginatevi che tutto l'insieme di queste attività dura ancora, mi pare, 12 mesi in questo momento. Noi stiamo cercando un po' di stringere questo tempo, però in questa fase dobbiamo prima capire come andiamo, o per velocità. Comunque, tendenzialmente, gli attivatori hanno un incontro al mese. Alcuni sono molto semplici, perché sono di 2 ore quelli che stiamo facendo noi, altri sono un po' più complicati, perché prima c'è da organizzare l'evento in cui facciamo venire le altre 20 persone. Però questo è l'impegno dell'azione 2. Abbiamo un cronogramma, forse, che Alessandra sa, che ci può far vedere? Sì. Ovviamente. Vediamo che cos'è. Ecco. Questo è okay. Bellissimo. Questo è quello che di fatto l'attivatore è chiamato a fare nei prossimi mesi per l'azione A2. Vi dicevo, fra un po', verso marzo-aprile,
noi potremmo cercare di compattare un pochettino queste robe. E immaginatevi che le ultime parti di ottobre-novembre ci sarà una sovrapposizione anche con il piano di resilienza, per cui può essere che un incontro lo facciamo, come dice a Napoli, una via e due servizi, cioè facciamo lo stesso incontro per due attività. Queste robe di cui vi ho accennato, a fine riunione noi vediamo un documento che è questo che abbiamo già scritto nel programma esecutivo. Il programma esecutivo contiene anche questo cronogramma, contiene le bozze e parla sia delle mappe territoriali, cioè questo lo vedete, sia delle strategie di comunità. Non ve lo presenterei in dettaglio perché vorrei che parlassimo un po' insieme, poi nel caso ci torniamo sopra se voi volete. Comunque questo ve lo mandiamo, ciascuno ce l'ha il suo e se lo guarda. Un'altra cosa che abbiamo fatto, e poi ho finito questa breve presentazione, è che noi abbiamo fatto delle schede che riguardano i territori, ossia ciascuno territorio ha una sua schedatura. Questa schedatura sono, parliamo per esempio di Pisticci in questo caso, e noi l'abbiamo tirata fuori da alcune fonti, quindi non conoscendo il luogo, ossia qualcuno di noi lo conosceva Pisticci, però non fatto con gli attivatori né tantomeno con i cittadini, ma solamente partendo da quelle che sono i dati sociali, Istat, territoriali, sociali, dell'Istat e poi facendo un'indagine su internet per capire quali sono i problemi che sono emersi, no? In maniera tale che uno più o meno sa in che territorio sta affrontando e in particolar modo perché se noi sappiamo, dico per dire, che c'è una famosa discarica che fa malissimo alle persone e non emergesse dal laboratorio, insomma sarebbe una cosa un po' da ripensare insieme con i partecipanti. Quindi è per avere un tessuto conoscitivo comune che riguarda questi territori. Ovviamente per Roma non l'abbiamo fatto, perché bisogna capire quale parte di Roma dobbiamo andare a ragionarci, perché per le aree urbane noi non vogliamo farlo su tutta la città, ma l'idea è quella di sezionare una parte della città, che può essere un quartiere, una subarea, come ci va, sulla quale fare un ragionamento con i cittadini di quel quartiere, di quella subarea. Perché ci sembra piuttosto difficile andare a fare un ragionamento che sia significativo per quanto riguarda queste aree metropolitane più grandi, dove ci sono milioni di abitanti, e quindi insomma per avere anche un dato sociale interessante dobbiamo avere centinaia e centinaia di partecipanti, quindi è una cosa molto più complicata di quanto noi possiamo fare isolando un quartiere di 30, 40, 50, 60 mila persone, sulla quale poi recuperiamo 10, 20, 30, 40 persone, insomma il rapporto più favorevole a quello di capire di avere un'incidenza maggiore. Io a questo punto mi fermerei qui, quindi abbiamo detto che abbiamo un cronogramma, abbiamo un progetto esecutivo, abbiamo queste schede che vi mandiamo, poi abbiamo ipotizzato che questi gruppi di lavoro che sono un po' strumentali, che però sono per noi importanti perché ci riusciamo a conoscere e vedere, perché poi dobbiamo lavorare insieme. In questa fase di questi due primi incontri sono gruppi di lavoro, poi torneranno ad essere per singole aree, poi ritorneranno ad essere per gruppi di lavoro prima sono praticamente speculari la mappa di comunità e le strategie, cioè fanno lo stesso meccanismo. Incontri prima nostri, incontri con i cittadini, elaborazione di quello che dicono i cittadini, restituzione ai cittadini e poi conclusione del documento che va a finire nel piano di resilienza. E a questo punto io vi cederei la parola e potete dire quello che vi pare, insomma, non cose troppo intime perché insomma ci metterebbe un imbarazzo, ma tutto il resto. Però vi raccomando una sola cosa, dato che non siamo molti, ma siamo sempre una decina, e dato che sono molto rigido sugli orari, perché secondo me gli orari garantiscono anche la vita personale, la vita di ciascuno di voi, quindi vorrei chiudere alle 6, come è previsto, per cui gli interventi se li fate brevi, potete farci delle domande, potete dire insomma cosa ne pensate, la vostra disponibilità, se pensate che possiamo cambiare delle cose, se ci sono delle cose che non avete capito. Ok? Chi va prima? Francesca? Biasò, sei tu la prima che vedo sul video, che ci racconti? E poi dite da dove venite, perché non so se poi tutti di Roma vi conoscete tra di voi, questo non lo so. Francesca, raccontaci. Allora, sì, io provengo da un paese in provincia di Frosinone e vivo a Roma, in zona parte di Roma. Rispetto alla creazione delle mappe comunità, è la prima volta che mi impegno in un gruppo di lavoro a riportare, cioè a fare questa esperienza.
anche se comunque opero nel terzo settore come consulente per una rete associativa nazionale e quindi conosco un po' le attività, cioè conosco il mondo dell'organizzazione di volontariato e dei circoli di promozione sociale. Questa è la prima volta che mentre mi interfaccio con gruppi di cittadinanza attiva. Ok. Tu conosci gli altri di Roma? Conosci? C'hai qualche conoscenza? No. No, no in realtà okay. Dei presenti che ho visto anche in questa giornata, no, non nessuno. È tutto chiaro quello che si è detto? Ovviamente insomma, ci sono delle cose che di cui vogliamo approfondire, vogliamo ragionare. No, rispetto all'introduzione per me è tutto chiaro, anzi anche il modello che ho visto sul paesino mi piace molto perché è una cosa che ho sempre fatto però per migliorare le attività lavorative che realizzo, quindi adesso invece immaginarlo con quest'ottica integrata e lo vedo molto nelle mie corde come strumento okay. Di lavoro. Va bene. Io vado come vedo nel video, perché Lucia, ti va di dire due parole? Non è obbligatorio, ma è molto piacevole, però, se ce le dici. Sì. Beh, io non so bene cosa dire, ma... Intanto abbiamo detto che sei vivo a Bologna. Ok. Vivo a Bologna, non sono di Bologna, ma vivo a Bologna da 4 anni, più o meno. E niente, anche per me in realtà è la prima esperienza a livello di... Conosci gli atti di cittadinanza attiva? Conosci gli atti di cittadinanza? Sì, con Eugenia ci vediamo spesso, anche se siamo più smart working che in presenza ultimamente. E, io in realtà mi occupo dello sportello lavoro della cittadinanza attiva Emilia Romagna, cioè la sede di Bologna. Quindi... Sono appunto dentro cittadinanza attiva in questa veste da poco, in realtà da qualche mese, per quanto riguarda però questa costruzione di mappe, di comunità, eccetera, sono anch'io alla prima esperienza, come diceva Francesca. Quindi. Ci sono delle cose che ti lasciano perplessa, c'è avuto dei dubbi, non ci sono cose che non siamo riusciti a spiegare bene di quello che finora abbiamo detto prima. Ma in realtà cioè, ho capito l'intenzione, ma non ho ancora ben capito nel concreto poi come, cioè nel senso da un lato colgo l'intenzione, dall'altro colgo l'organizzazione interna, quindi rispetto a quello che è stato detto poco fa, i prossimi incontri, le scansioni del lavoro eccetera, fatico ancora a captare il contenuto reale, però è una cosa che evidentemente stiamo cercando insieme, suppongo. Sì, adesso poi facciamo questa cosa che hai detto, mi ha dato un'idea, facciamo una sperimentazione comune quando abbiamo finito questo giro e vediamo di costruire di precostituire una mappa di comunità tra di voi. Facciamo una piccolina, va bene? Ok, grazie Lucia. Barbara. Allora, io vivo a Roma da più o meno 2 anni e mezzo, uh-huh. E prima di questo, quindi io dicevo, sono francese, quindi sono arrivata a Roma, cioè in Italia in realtà 2 anni e mezzo fa più o meno, e per me tutti questi progetti, cioè, in realtà sono, non ho le parole per dire a che punto mi creano gioia, se posso dire, perché allora io ho avvicinato un pochino tutta la sfera della cittadinanza attiva, ho fatto un po' la mia tesi di magistrale su questo ambito, però in Francia, e quindi fare parte di questo progetto per me è un'occasione bellissima anche per conoscere meglio le realtà già romana ma anche italiana, e cioè poi ad esempio le mappe di comunità, io non conoscevo per niente questo strumento, quindi è proprio bellissimo da un punto di vista di stimolazione intellettuale, se posso dire, e non lo so, sono molto... molto curiosa di vedere quello che ne uscirà, se posso dire. Va benissimo, l'hai detto pure bene. Ascoltami, Barbara, c'è qualcosa che fino adesso non ti è stato chiaro, non hai capito? No, fino ad ora tutto perfetto, grazie. Grazie a te, grazie a te. Eugenia, liberato, vai, scatena, raccontaci. Vabbè, io sono a Bologna ormai da tantissimi anni e ovviamente non sono bolognese,
lavoro con Lucia, Cittadinanza Attiva Emilia Romagna, però io mi occupo dello sportello sul sovraindebitamento. Sono su un tema completamente diverso e da poco sono anche la coordinatrice di un'assemblea, la prima assemblea in Italia di giovani di Cittadinanza Attiva Emilia Romagna, quindi under 35. E, sì, è la prima. Ovviamente tutto grazie ad Anna Baldini, che è il segretario regionale Cittadinanza Attiva Emilia Romagna. E io in realtà condivido un po' il pensiero di Lucia, nel senso che a livello di indagini civiche, io è dal 2019 che sono in Cittadinanza Attiva Emilia Romagna, quindi bene o male so come si svolge un'indagine civica, quali sono i procedimenti, magari a volte non so, le tecnologie che possiamo utilizzare e magari gli step, però non ho, anch'io nel concreto non ho ben capito come, cioè cosa dovremmo fare nei mesi prossimi. Okay. Per il resto, cioè, l'introduzione comunque è stata chiara, ho capito insomma il cronogramma. Mi sfugge quella fase di elaborazione poi dei dati dei cittadini, insomma, un pochino questa parte qua. Ecco. Molto bene, Eugenia, perfetto. Adesso poi dopo cerchiamo di dare una risposta a ragionarci insieme, ok? Grazie. Maria Giovanna. Sì, ecco, messo l'audio. Sì, buongiorno a tutti. Mi sembrava di avere conosciuto qualcuno di Roma che ho incontrato al primo incontro lì alla stazione Termini. Comunque ciao per quelli che conosco, e piacere di conoscere tutte queste ragazze, ragazzi giovani pieni di energia. Io non sono più tanto giovane, ma faccio attivismo civico, collaboro in un'associazione da 25 anni, ecco, un'associazione locale di cittadini, un comitato di quartiere che ha portato poi tante iniziative per l'ambiente, non ultimo in questi ultimi anni uno sportello informativo giovani che personalmente assieme ad altre persone abbiamo sviluppato con contatti nazionali ed europei. Quindi mi faceva molto piacere conoscere di Lucia di Bologna questo sportello lavoro, che appunto sono dei punti di riferimento per dare supporto ai ragazzi, ecco. E quindi diciamo nel contesto appunto degli incontri con i cittadini, spero che dobbiamo comunque partire anche in collaborazione con i municipi, perché noto che a volte appunto aggregare persone che vogliono partecipare ai tavoli di lavoro ho trovato in alcuni momenti della nostra vita associativa un po' difficile, magari con il supporto di invito in collaborazione col municipio che assieme a Cittadinanza Attiva promuove un tavolo di lavoro, sarebbe una buona idea. Non lo so se la penso male, ecco, su questo. Adesso ne parliamo, anche di questo ne possiamo parlare insieme. Ok, grazie tanto. Prego. Marco, vai. Eccomi. Io è la prima esperienza per me del genere, fondamentalmente. Tra le persone che vedo conosco Yasmin, che è stata la persona che mi ha introdotto, diciamo, a questi incontri. E per quanto riguarda quello che si è fatto fino adesso, bene o male ho capito abbastanza tutto. Ho gli stessi dubbi di Lucia, diciamo, sulla parte pratica, fondamentalmente, ma okay. Quanto ho capito li vediamo adesso. Dalla cadenza, sei romano di Roma, o sei romano di Grado. Non è che c'è molta chance. Va bene. Mi sono scordata, è mia colpa, di presentarvi Raniero Maggini e Alessandra Strano, che sono con me parte del gruppo di lavoro. E Raniero è anche presente nel Lazio d'Ambiente ed è fa parte del settore ambiente e territorio, come pure Alessandra, che è una nuova, nostra giovane adetta. E poi c'è Graziano, vabbè, lo conoscete, Graziano che adesso si sta facendo vedere in tutta la sua meravigliosa bellezza, e che è responsabile dell'attività. Okay? C'è anche Elisa Maia, che si fa vedere una foto, però c'è.
cioè, col cuore. Eccola qua. Ci sono, vi ascolto. La conoscete perché ciao. È una delle organizzatrici della parte di dati. Va bene, Yasmin, allora, dici tu, raccontaci. Sarò molto breve. Sì, no, ho conosciuto pure io Maria Giovanna all'incontro quello alla stazione Termini e c'erano pure altre persone di Roma, nonché colleghi. Pure io lavoro nel terzo settore, praticamente da sempre, e negli ultimi mesi mi sono avvicinata anche, diciamo, indirettamente perché mi sono candidata al 13° municipio con una lista civica qui del municipio e ho conosciuto indirettamente anche il laboratorio di cittadinanza attiva di Cavalleggeri. E quindi no, ho abbastanza chiaro, diciamo, lo strumento, anche perché le mappe di comunità in realtà, perché faccio parte di un'associazione che si occupa di turismo responsabile, che quindi l'ITR, che insomma ci sono diversi anche, diciamo così, soci che si occupano poi di itinerari sul territorio, insomma a livello nazionale, c'è tutta questa rivalorizzazione dei borghi, quindi la conosco in quella chiave lì, la costruzione delle mappe essenzialmente. Per quello che mi riguarda direttamente, cioè pure come strumento, le sue finalità ce l'ho abbastanza chiaro, trovo che sia, diciamo così, uno strumento aggiuntivo per quello che riguarda poi una professione come quella mia, che si sviluppa essenzialmente sulla progettazione, la lobbying e l'advocacy, quindi essenzialmente, diciamo, va a arricchire tutto quello che è diciamo una cassetta degli attrezzi che giustamente è sempre aperta. E non dico altro, insomma. Va bene, grazie. Grazie per l'opportunità, più che altro. Grazie a te, cara. Allora, abbiamo solamente l'ultima persona di Lucchio, che leggo, è giusto? Vai. Mi sentite? Sì, sì. Ok, ciao a tutti. Io sono entrato effettivamente 5 minuti fa, nel senso che ero collegato ma avevo un'altra riunione contemporaneamente, alle 18, la terza di oggi. Cioè, diciamo che con Zoom abbiamo acquisito il dono dell'ubiquità, almeno online, però poi il risultato è che seguo, diciamo, le riunioni a metà. Comunque ho sentito un po' quello che è il problema. Intanto mi presento, io mi chiamo Gianfranco Di Lucchio e sono diciamo un volontario di cittadinanza attiva in Emilia Romagna. Mi occupo dello sportello di tutela dei consumatori, diciamo già da 6-7 anni. Già da 6-7 anni collaboro con l'associazione, mettendo a disposizione le mie competenze legali. Ho deciso di partecipare a questo incontro, o meglio a questo corso di formazione, perché la figura dell'attivatore civico mi incuriosisce. Sono uno che quando andava a scuola studiava l'educazione civica, materia che poi sostanzialmente è stata cancellata diciamo a livello di istruzione. Negli ultimi tempi si è cominciato a pensare di reinserirla come materia di insegnamento e questo mi sembrava un corso che in qualche modo potesse anche recuperare quel tipo di attività che era. Ci sono state delle questioni che abbiamo già trattato, che non ci sono state chiare, ci sono dei punti, delle domande, dei ragionamenti che ci vuoi sottoporre? Ah, io ho seguito gli incontri a livello teorico. Diciamo che è tutto abbastanza chiaro. Devo però ancora capire effettivamente a livello pratico quale sarà l'attività che andrà a fare appunto questa figura e spero che poi alla fine del corso avrò le idee un po' più chiare, perché per ora a livello teorico, diciamo, è tutto abbastanza chiaro, a livello pratico un po' meno, quindi sono ancora in attesa, diciamo, di togliermi degli ulteriori. Va bene, allora io ti ringrazio, Gianfranco. Direi che abbiamo parlato tutti, da quello che vedo dal video, non so se ci sono altri, ma non credo. Allora, per quanto riguarda questa tua domanda, insomma, questa tua riflessione sul ruolo dell'attivatore, rispondo. Invece il resto facciamo una sperimentazione insieme. Allora, e quello che si sta delineando è che questo
la crescita dell'attivatore per noi è connessa a delle sperimentazioni sperimentali che stiamo mettendo in atto, che sono questi qui. Quindi noi immaginiamo che attraverso questi strumenti, che non sono fini a se stessi, ma che sono degli strumenti di attivazione delle comunità, ci sia un soggetto che, sapendoli utilizzare, le possa usufruire per mettere in moto un meccanismo di attivazione dei cittadini. E quindi questa strisciata che è fatta da questi tre episodi, per capirsi, mappe di comunità, direzione delle strategie e piano di resilienza, secondo noi è una strumentazione che poi è contemporanea, per capirsi, quindi va bene per questo momento, perché coglie delle situazioni contemporaneità, e in particolar modo questo ragionamento che è stato fatto nel 1992, anche prima, che per noi è fondamentale, in cui c'è questa connessione stretta tra sostenibilità e sociale, per capirsi, che ci sembra l'elemento qualificante di quello che era stato il percorso dell'Agenda 21 negli anni passati, e che invece si è un po' perso, nel senso che per anni, dopo Rio, con la Convenzione di Rio del 1992, appunto, c'era questa stretta connessione, c'è stata, tra quelli che erano gli ambiti di qualità sociale con gli ambiti di qualità ambientale, che erano uniti nella stessa cosa, perché è evidente a tutti che non ci può essere una società giusta in un ambiente distrutturato, come non ci può essere un ambiente conservato in una società ingiusta. Questo non c'è piove su questa faccenda. E per cui questi due oggetti sono strettamente connessi tra di loro. E questo la Convenzione di Rio l'aveva individuato, di questo poi ne parleremo sabato. Quello che noi vorremmo riprendere è appunto riprendere questa connessione e fornendo degli strumenti che sono adeguati a quella che è la nostra contemporaneità e ai problemi della nostra contemporaneità. Quindi uscire dai perimetri settoriali delle singole azioni e mettere insieme in via trasversale le diverse azioni, perché con le diverse azioni settoriali e disciplinari noi costruiamo quell'unicum che è la nostra esistenza, che non è fatto di parti singole, ma di un insieme di parti. Quindi questo è un po' l'oggetto. Quali sono questi strumenti? Secondo me potrebbero essere questi, poi potrebbero essere anche degli altri, però questi qui che sono stati anche sperimentati e praticati in maniera diversa da come lo stiamo facendo noi, hanno sempre dimostrato una loro capacità, perché riescono a stimolare i cittadini e quindi di fatto ad attivarli, che è poi il nostro punto di forza come associazione, ma anche il nostro obiettivo sociale. Più o meno così, poi dopodiché siamo anche di questo, però l'attivatore si forma con la formazione di queste strumentazioni, più tutto il bagaglio di conoscenze che gli vengono dalla parte formativa, e più quello che gli viene dal fatto che noi le sperimentiamo fisicamente con i cittadini, e per cui uno li si mette alla prova sulle proprie capacità individuali di relazionarsi con gli altri. Ok, allora cambiamo scenario. A questo punto noi siamo tutti insieme, voi siete dei cittadini, lo siete di fatto, comunque siete delle persone, no? Scordiamoci di in questo momento di essere a Roma, a Milano, non fa niente, a Milano non c'è nessuno, a Roma e a Bologna, e siamo in una sala, e io sono facilitatore, e dobbiamo incominciare a capire quali sono i problemi del nostro territorio, del nostro ambito che noi abbiamo predefinito. Ok, ma allora parliamo, quali sono i problemi secondo voi che voi ci avete in mente? Qual è un problema che voi ci avete? La parola è libera, quindi dobbiamo, ognuno dice una cosa. Di qualunque tipo, qualunque quello che voi sentite o avete la sensazione che sia un problema che riguarda la società, l'ambiente, la cultura, i servizi, qualunque cosa afferisca all'ambito geografico che noi abbiamo individuato. Ovviamente possono essere pure problemi di scala globale, le cui ricadute sono sul vostro territorio. E cominciamo a mettere in comune le conoscenze. Questo è il primo passaggio della mappa di comunità. Conosciamo insieme che cosa ci abbiamo, perché quello che conosce Lucia potrebbe essere diverso da quello che conosce Marco. Vai. Quali sono i problemi? Io ho la Venna. Chi parla? Comunicazione, per esempio, tra i cittadini. Comunicazione. Comunicazione tra i cittadini. Ok. L'ho scritto. Vai, Lucia, dici due parole in più, così capiamo meglio. Diciamo che al di là del fatto che ci possono essere delle reti online, magari la conoscenza di servizi territoriali o di non servizi territoriali o la conoscenza di opportunità magari non riescono ad arrivare a tutti, perché magari
ci sono persone che hanno una certa età e non vanno nella rete Facebook del quartiere o non si aggiornano magari con le novità. Ma quindi secondo te è una questione di informazione? No, è più di informazione. Di non perché non c'è un'aggregazione, magari non c'è un po' l'isolamento cioè nella città c'è una tendenza ad isolarsi, anche se si è dello stesso condominio, magari non c'è quella rete di scambi di informazioni tra, quindi magari anche nella stessa strada di un quartiere la gente non ha capacità di scambiarsi un problema di una buca o problema magari di viabilità, perché non ha opportunità di incontrarsi o di relazionarsi, c'è un po' un... Quindi diciamo che è un problema di comunicazione, di informazione, ma anche aggregazione, isolamento, quindi di sistemi per mettere in contatto le persone. Okay? Sicuramente più che in una grossa città c'è maggiormente, più che in un piccolo centro, ecco. Ok, quindi questa è una specifica della grande area urbana, ok. Andiamo, Lucia, parla, libera, sempre con questa attenzione che ha fatto Maria Giovanna, essere molto sintetici. Per adesso ne abbiamo individuato uno, vai. Sì, beh, io non saprei, ovviamente mi riferisco a Bologna, perché è la realtà che vivo, quindi la prima cosa che mi viene in mente è, in realtà è un grosso problema abitativo. Nel senso che non dico che sia impossibile trovare una casa in affitto, ma ci siamo quasi vicini, perché la speculazione è altissima. E chi non ha delle case di proprietà è appunto è uno studente, una studentessa fuori sede, un lavoratore magari che non ha 30 anni di contratto alle spalle, ma ne ha un paio. Non riesce a guadagnarsi un affitto che abbia tra l'altro un costo accettabile per un essere umano, perché poi volendo gli affitti ci sono, ma io non ho 900 euro da spendere per un monolocale, per dire. Poi immagino che questo sia un problema sicuramente anche di Roma, da quello che so. A Bologna, col fatto che è una città universitaria importante, c'è un livello di speculazione elevatissimo, per cui chi possiede gli appartamenti ci lucra sopra, perché sa che i genitori degli studenti sborseranno cifre incredibili. Certo. Senti, diciamo, questo è un problema quindi non di disponibilità di edifici, ma di disponibilità. La disponibilità ci sarebbe, i prezzi sono alti, o c'è proprio un problema di disponibilità di edifici? No, ovviamente c'è anche un problema di disponibilità degli edifici nel momento in cui c'è una quantità di palazzi vuoti, sfitti di proprietà del comune, della curia e compagnia, che non vengono rimessi in funzione e destinati. Non vengono utilizzati, insomma, non vengono utilizzati. No? Ok, quindi ci abbiamo individuato un problema abitativo che si articola in due parti. Una parte di tipo speculativo, ovvero sia le case, alcune tipologie di case ci sono, ma sono troppo elevate, ed un'altra invece di tipo proprio di disponibilità, la quale disponibilità in gran parte può essere individuata nella indisponibilità all'affitto di una serie di edifici non utilizzati, giusto? A questo sì, giustissimo. Aggiungerei un altro elemento su Bologna che in realtà credo sia iniziato anche prima che arrivassi io, ma è il boom di questi anni ed è quello degli Airbnb, nel senso che tanti proprietari hanno capito che ci facevano più soldi a trasformare un appartamento in un Airbnb e ad affittare per notti rispetto a... Quindi anche questo, c'è il fatto che non ci sia comunque nessun tipo di legislazione, vincolo. E questo riduce, diciamo, l'offerta, nel senso che i Airbnb hanno captato un pezzo di offerta di abitativa. Ok. Ci sono altre cose che ti vengono in mente in questo primo giro? Tanto poi torniamo, nel primo giro. L'ultima cosa che mi viene in mente, siccome io fino a poco tempo fa comunque ero qui per studiare, adesso non sono più studentessa, però diciamo questo problema l'ho vissuto e continuo a vedere tra i miei amici e le mie amiche che studiano. Secondo me è gravissimo che in una città come Bologna, che appunto è la città universitaria per eccellenza, l'università non dica una parola e non prenda degli accordi con il comune o con chi, non so, per fissare un tetto limite degli affitti per gli studenti.
per esempio. Secondo me anche questo sarebbe interessante, okay, discutere sul perché questo non avviene. Ok, perfetto. Quindi abbiamo detto che le problematiche sono quelle abitative, con queste diverse addentellate, che da B&B, la disponibilità ai vuoti, l'indisponibilità perché sono tante case sfitte, la mancanza di, effettivamente di case in affitto perché i prezzi sono troppo alti, l'università che non è attiva. Ok, questo è il tema. Va bene, questo è uno, poi torniamo. Okay. Vai, Barbara, raccontaci una cosa, un problema, una cosa. E noi stiamo parlando come se fossimo un solo gruppo, per cui in questo momento non ci interessa dividere tra Bologna e Roma, sono problematiche che uno sente, le dice, no? Poi quando faremo i laboratori davvero con i cittadini, ovviamente parleremo di quelli che sono i problemi di Bologna. Vai. Allora, per quanto mi riguarda, un problema che almeno quando io sono arrivata a Roma mi è un po' saltato agli occhi sarebbe la questione dei trasporti. Cioè sia con i mezzi di trasporti pubblici, diciamo, che magari non sono molto regolari e che ci sono tantissime zone che sono un po' lasciate, diciamo, vuote, un po' per dire. E quindi questo punto, l'altro punto ad esempio che ci sono pochissime altre soluzioni, quindi molto prendono la macchina, le strade secondo il mio parere non sono molto curate e anche, cioè, ad esempio, non lo so, cioè il trasporto è un tema che prende tantissimi sottoargomenti, la mortalità sulla strada, il fatto che le strade non sono curate, i trasporti pubblici, le piste ciclabili anche, che sono state molto molto criticate a Roma, di quello che ho potuto sentire. Io vengo da una città in Francia dove facevo tutto a bici e boh, a Roma, al di là diciamo della grandezza di Roma, che per carità ci sta, però comunque anche nel piccolo quartiere diventa difficile. Diciamo andare a bici o anche a piedi, nel senso ho fatto tutto un volontariato con persone con disabilità, con una carrozza, con una sedia a ruote, è proprio impossibile e tantissime zone sono inaccessibili perché il marciapiede non è buono, perché i trasporti non hanno la scala, se posso dire, la metro a volte non è accessibile neanche, quindi diciamo un tema molto molto ampio che non è nato da ieri, che è un problema grande, penso. Sì, sì, molto bene. Questo è un problemone sicuramente per Roma, ma sì, per molte aree urbane lo è. Quindi i trasporti non regolari, cioè abbiamo le strade non curate, la mortalità elevata, le piste ciclabili che non ci sono, che sono brutte, l'insabilità, le difficoltà per i disabili di morte. Ok. Ci sono altre problematiche, altre che ti vengono in mente? Così diciamo che sarebbe questo per me l'argomento fondamentale per come io ho vissuto la città di Roma e per come la vivo. Se posso dire. Va bene, andiamo, poi ci torniamo. Eugenia, andiamo, vai. Allora, io ho una cosa che stavo pensando, in realtà però è un po' più generica, nel senso che non si tratta proprio di un problema magari come... non so, quello che diceva poco fa Barbara o anche che diceva Lucia... Però io stavo pensando alla poca partecipazione attiva da parte dei cittadini, per quello che magari può riguardare problematiche come il caro affitti o piuttosto che magari la buca sulla strada, ecco. E stavo pensando che la causa potrebbe essere, da parte delle associazioni, la poca promozione dell'empowerment personale, perché io studio per diventare educatore, intanto, e mi sono accorta con l'assemblea giovani che quando le persone si rivolgono a me perché hanno magari un problema con un ticket del pronto soccorso piuttosto che insomma un ordine online, c'è la tendenza cioè come associazione a sostituirsi al cittadino piuttosto che spiegare lui quali sono le cose che può fare lui per risolvere il proprio problema, e quindi a volte noto che c'è da parte delle associazioni poca promozione di quello che è l'empowerment personale, lo vedo anche nello sportello che gestisco io, e a volte noto anche grossa difficoltà nella città, io mi riferisco ovviamente a Bologna, e c'è un po' di difficoltà nel fare rete su alcuni argomenti. E le associazioni tendono ad essere molto, passatemi il termine, individualiste, nel senso che è difficile, tra virgolette, collaborare. Ed è questa la mia esperienza, almeno come coordinatore di un'assemblea giovani, perché faccio fatica ad entrare in contatto con altre associazioni a svolgere il lavoro in un determinato modo.
Ok, Eugenia, benissimo. Quindi il problema, il doppio problema che tu hai individuato è da una parte la ridotta partecipazione attiva dei cittadini e da un'altra parte l'aumento delle capacità delle persone per poter in qualche maniera diventare attivi per potersi, e la difficoltà a fare reti, quindi a in qualche maniera a tessere quelle relazioni che rafforzano quella, l'azione sociale. È così? Sì, molto semplicemente. Ok, Marco, vai. Allora, io immagino due tipi di problemi, diciamo uno un po' più macro. Roma non è una città, è un insieme di città fondamentalmente, uno che vale per tutta la città, Barbara ha detto i trasporti, l'altro è i rifiuti fondamentalmente, c'è un problema grosso di gestione dei rifiuti. L'altro un po' più micro, cioè nel senso è più relativo diciamo al municipio in cui abito, è quello della completa mancanza di eventi culturali. Ok, dici due parole in più sui rifiuti, Marco, come la senti te ovviamente. E sui rifiuti c'è proprio la completa mancanza di gestione in questo momento, nel senso che da una parte appunto non sono state scelte delle aree apposite diciamo per smaltirli, uh-huh. E dall'altra anche la stessa gestione, sono da poco stati cambiati i cassonetti, ma i cassonetti nuovi sono piccoli, spesso i rifiuti vengono lasciati per strada, c'è proprio un problema generale di come sia dal punto di vista dei cassonetti che poi di dove andrà a finire diciamo dove andranno a finire i rifiuti. Ok, e invece per quanto riguarda la mancanza degli eventi culturali? E lì è proprio totale, cioè nel senso sia da parte istituzionale che da parte di privati, è un quartiere che è grande come una città, con 100.000 abitanti, in cui praticamente non sono visti quasi per niente eventi culturali, dalla presentazione dei libri a cose più istituzionali, non c'è praticamente niente. Ok, va bene, quindi tre problematiche che tu individui. Una è trasporti, è rimandato a quello che è stato detto. Sì. Poi abbiamo detto che c'è una questione sui rifiuti, la gestione, perché manca questa gestione, quindi il problema è irrisolto, pensando che questi rifiuti spesso stanno pensando. E poi hai aggiunto in questa carenza di proposizione culturale, eventi, altre cose che non riguarda praticamente l'intera città, ma si concentra, immagino, in alcuni posti, zone, aree. È un municipio abbastanza ampio. Ok, va benissimo. Ci abbiamo adesso Eleonora, che però non abbiamo sentito parlare, è arrivata un po' dopo, quindi non sa neanche di che stiamo parlando, immagino. Scusatemi, sì, mi sono connessa tardi, quindi mi sono persa anche proprio la domanda che era stata fatta. Adesso te la rifaccio rapidamente. Allora, noi come se fossimo all'interno di un laboratorio fatto con i cittadini. Quindi i cittadini, nella parte dei cittadini ci siamo noi stessi, voi stessi. E quindi la domanda che noi abbiamo fatto è questa: quali sono indipendentemente se uno sta a Roma, a Bologna o a Genova, che sono le tre città di cui oggi parliamo, quali sono le problematiche, i problemi che senti sulla pelle, di cui hai personalmente una contezza o ti paiono importanti e che vuoi dire, che vuoi segnalare? Vai. Allora, vabbè, principalmente... diciamo la grandezza di Roma fa sì che ci si perde un po' nel diciamo non ci si rende bene conto di quale sia la responsabilità da parte del cittadino e quindi anche quali siano le possibilità e quanto sia effettivamente il peso della singola persona all'interno della comunità. Per riassumerla. Beh, interessante questo. Ce n'è qualche altra cosa? Allora, ho sentito parlare dei percorsi, quindi effettivamente la pedonalità e anche la ciclabilità sicuramente sono dei temi fondamentali per Roma. Insomma, qualche cosa è stato fatto, ma sicuramente per arrivare al livello di essere effettivamente completamente percorribile in bicicletta c'è ancora tanto da fare. Sì, sì. Va bene, allora due note possiamo dire. Una è il fatto di questa dimensione urbana così vasta che diciamo riduce la comprensione del peso del singolo cittadino all'interno di queste situazioni, quindi di quanto uno può effettivamente essere attivo in questa faccenda. E la seconda, relativa sempre al problema trasporti, se non ho capito male, quindi a questo tipo di, alla mobilità, se vogliamo chiamarla più così. Ok, va benissimo. Ci abbiamo
Yasmin. Vado, sì, più o meno diciamo gli stessi problemi individuati dagli altri, ai quali però aggiungo, diciamo, il più che, diciamo, migliorando un po' quello che ha detto Marco, non tanto solo il discorso della possibilità di attività culturali, ma di spazi intendendo sia spazi chiusi che spazi aperti in tal senso, quindi diciamo anche la possibilità di avere più una città a dimensione d'uomo, insomma, di vivibilità in tutto, cioè se dovessimo ragionare diciamo in un'ottica di agenda del 2030 sicuramente l'obiettivo 11, quindi la città a misura d'uomo. E l'altra problematica, che è quella che ha sollevato pure all'inizio Maria Giovanna, mi pare, legata sia più che l'informazione, direi la possibilità, cioè diciamo così, di confronti intergenerazionali ma anche intersettoriali, è questo, cioè spesso si rimane dentro a queste bolle e si decide pure magari per altri, non c'è mai diciamo così effettivamente un'assemblea che sia aperta, che non sia connotata come civica o esclusivamente come appunto di un settore in particolare. Quindi diciamo proprio un'assenza di confronto in generale questo, e che ovviamente si rilega un po' pure al tema degli spazi, che al di là del fatto di offrire cultura in termini di spettacoli, rassegno, che cosa, anche momenti in cui appunto potersi confrontare su tematiche differenti. Quindi diciamo questi sono i due grandi problemi. E poi un terzo, che è quello diciamo così del ritagliare esclusivamente, cioè uno spazio decisionale sempre e comunque solo a una sfera insomma adulta, quindi con l'assenza di una partecipazione, di un diciamo un minimo di input decisionale da parte insomma degli under 18. Molto bene, è interessante le cose. Intanto hai centrato un argomento sugli spazi aperti e chiusi che è molto interessante, la mancanza di queste assemblee aperte è un altro problema, effettivamente quello che diceva prima Eugenia, pure Eugenia, Maria Giovanna, erano anche questo ambito di luoghi in cui poi uno può parlare, può scambiare, si può contattare, e poi anche questa storia dello spazio decisionale, che secondo me sicuramente più che la sfera adulta è una parte della sfera adulta che viene. Comunque va benissimo, l'interesse per i ragazzi, per i giovani è importante, anche perché sono abbandonati tra le medie e l'università, c'è esatto. Un vuoto d'abbandono totale, come se poi se la dovessero cavare per i fatti loro. E ora se la cavano, però a rischio anche in termini di cose che sono un giro per loro. Va bene. Detto ciò, ci abbiamo ancora di Lucio, Gianfranco. Allora, io volevo tra virgolette parlare di un problema che è uscito fuori negli ultimi tempi e che in qualche modo di cui mi sono occupato anche con cittadinanza attiva, ovvero l'incapacità, diciamo, o meglio le difficoltà di un numero grosso di persone a rapportarsi agli strumenti informatici, diciamo, per utilizzare, per fare domande, soprattutto per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Io non più tardi di 3 giorni fa, nel senso che poi faccio proprio un esempio pratico, non più tardi di 3 giorni fa ho ricevuto una segnalazione di una persona che faceva fatica a capire semplicemente come fare una richiesta per l'accredito del reddito di cittadinanza. E poi, diciamo, dopo essere stato aiutato nel fare questo tipo di domanda, ha subito anche dei problemi per quanto riguardava l'effettivo accredito, nel senso che sostanzialmente spesso arrivano, diciamo, i fondi una volta che sono riconosciuti, arrivano in ritardo e ci sono dei problemi tra, da quello che ho capito, di connessione tra l'INPS, le poste che devono procedere all'erogazione e, diciamo, il cittadino comune. E non parlo soltanto delle persone anziane, perché noi, diciamo, quando parliamo di difficoltà nell'utilizzo di questo tipo di strumento, nell'utilizzo dello SPID in particolare, che ormai è diventato un po'
lo strumento necessario per poter avere accesso a tanti aiuti e sostegni che sono stati riconosciuti a livello governativo in questi ultimi 2 anni, è un problema effettivo, perché poi ovviamente una persona che ha bisogno di un aiuto di questo tipo non riuscire a riceverlo perché magari non ha uno speed, non sa utilizzare uno strumento di questo tipo, diventa un problema, ma ovviamente poi, diciamo, non più tardi di qualche settimana fa è stato fatto anche il passaggio, c'è stata tutta una sorta di switch per quanto riguarda l'utilizzo dei televisori. Anche qui, io a livello di associazione ho ricevuto numerose segnalazioni di persone che facevano fatica a risintonizzare il televisore. Sono sostanzialmente piccoli problemi che in qualche modo poi si va a sistemare. Però ovviamente questo è un problema che si sta riproponendo, cioè se non sei a più passo con la strumentazione informatica, spesso sei tagliato fuori anche dalle cose più... Okay. Questo è il tema che hai segnalato, che è molto interessante, è quello da una parte il rapporto con le amministrazioni, perché le amministrazioni, come anche io non sono più giovanissimo, però insomma ancora riesco a capire 2 cose, e diventa sempre complessa, insomma, perché poi le amministrazioni si parlano un po' da sole, quindi cambiano le norme interne, cambiano l'interfaccia, cambiano le cose, quindi diventa sempre complicata. E poi gli adeguamenti alle nuove procedure, perché molte procedure... E qualunque cosa che noi facciamo durante la vita cambiano spesso per facilitare, spesso perché non c'hanno niente da fare, come si dice, e quindi ci rendono difficile la vita, che poi dobbiamo dedicarci tempo giornale. Il problema è semplicemente questo, che ok, la facilitazione, la velocizzazione, certo, che è conseguenza dell'utilizzo dello strumento informatico, però poi dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di poterlo utilizzare. Purtroppo su questo le lacune sono enormi, perché oggettivamente c'è una buona percentuale di cittadini che... Va bene, un'ottima riflessione. Allora, adesso immaginate sempre che siamo in questo luogo, voi siete stati cittadini, e che cosa avete visto? Ognuno di voi ha detto delle cose, il primo giro, ma se ne fanno tanti di questi giri insieme con gli altri, è esattamente come si fa, il laboratorio è così. Al posto nostro ci state voi, o ci stiamo insieme, e una ha cominciato a far parlare gli altri. Il primo punto è far parlare le persone, e quindi rientrare in quel ragionamento di ascolto che si è detto la scorsa settimana, quindi essere buoni, non abbiamo pregiudizi, come si dice, non abbiamo un obiettivo a cui andare, ma stiamo lì ascoltando. E poi eserciteremo una critica, sempre però paritetica con gli altri, ma questo lo vediamo dopo. In questo momento noi stiamo cercando di capire che cosa è uscito, adesso poi Raniero ci fa un rapido riassunto in 3 minuti di quello che è stato detto, però vi volevo segnalare che molte delle cose che sono uscite sono interpretazioni personali, quindi problemi che molti di voi hanno vissuto o vivono direttamente. È esattamente così anche con gli abitanti, i cittadini che incontreremo. Quindi ci saranno molte persone che parleranno del loro vissuto, delle loro problematiche. Sarà poi compito nostro, mantenendo le loro problematiche, quello di portarle ad una visione più complessiva, quindi cercare di, partendo dalla loro posizione, mi fanno male i piedi, ho trovato gente sul pullman che mi pesta i piedi, a far arrivare poi al ragionamento sulla mobilità, sul clima, sulle emissioni, sempre più completo, in cui il pestaggio del piede non è che se ne va, ma diventa un pezzo di un ragionamento con un respiro un poco maggiore, appunto per riuscire fuori da quello che il ragionamento strettamente è personale, perché noi dobbiamo aggregare le persone, per cui bisogna fare in maniera tale che le persone capiscono anche gli altri e capiscono che il loro problema è poi una sfaccettatura dello stesso sistema in cui l'altro ha un altro tipo di problema, ma che è collegato allo stesso meccanismo che li riporta. L'altra questione che è molto interessante, secondo me, che poi alla fine dentro queste cose che avete detto si capisce anche la complessità del ragionamento che stiamo affrontando, no? Perché abbiamo lavorato a tutto tondo, quindi abbiamo lavorato dalle procedure informatiche fino ai trasporti, e molto altro ci sarebbe, insomma, se facessimo un altro giro adesso ne uscirebbe, forse lo facciamo.
Io prego Raniero di ragionare, di riassumere criticamente, insomma, per quanto è, che un'altra componente sia nel momento in cui gli abitanti, i cittadini hanno parlato nel laboratorio, poi c'è, dopo il primo giro, il secondo giro, il secondo, c'è qualcuno che tira le fila, che fa un discorso in cui dice, vedete che questo, prego Raniero. Non lo faccio io, se no. Grazie Adriano. Intanto buonasera a tutti, visto che prima non ho avuto modo. Sì, tra l'altro credo che questo sia uno degli elementi da sottolineare. Insomma, si impara anche noi, insomma, anche il facilitatore in qualche misura, diciamo, di volta in volta cresce grazie a quello che emerge appunto dalle singole esperienze. C'è sicuramente un aspetto dimensionale che è in qualche modo emerso. Stiamo parlando appunto di grandi città, per cui parliamo della dimensione urbanistica, della mobilità, eccetera, e in qualche modo in questo c'entrano anche le disponibilità degli immobili ai fini degli affitti, insomma, in qualche modo la lettura di contesto. C'è un aspetto gestionale, è gioco facile a parlare dei rifiuti, e se ne potrebbe dire tutto il contrario di tutto, quindi mi fermo su questo. Ovviamente c'è una componente successiva, diciamo, anche per quanto riguarda la mobilità nel parlare di gestione, ma è a monte sulla lettura appunto del territorio. Un altro tema che evidentemente è emerso con forza, forse con due sfaccettature, è quella della comunicazione / capacità di fare rete, che stanno un po' insieme ma hanno anche una propria autonomia in qualche misura, sta negli strumenti che utilizziamo, nella capacità di accedervi. E poi mi piaceva prima quella sottolineatura che non ricordo bene se faceva forse Eugenia, dicendo che in qualche modo c'è un rischio che le associazioni più consolidate facciano un pochino muro, insomma, perlomeno lo traduco così, poi dimmelo in modo più chiaro se invece ho letto in modo errato. E questo è un tema interessante perché in realtà paradossalmente le associazioni spesso nascono con una spinta proprio di facilitazione, se poi diventano limite ovviamente può rappresentare una complessità. E questo forse è oggi uno dei temi che, grazie anche a esperienze come quelle che stiamo condividendo, può rimettere in gioco dei meccanismi nuovi anche per essere più coinvolgenti, più attrattivi e anche più facilitanti in senso assoluto. Poi c'è il tema ampissimo della cittadinanza attiva, che non credo che sia esattamente una novità, nel senso che ce la trascineremo per sempre in termini assoluti, perché perlomeno l'esperienza mi insegna che c'è un rapporto di attivismo reale rispetto poi alla cittadinanza, che è sempre in proporzione piuttosto ridotta, però certo che è un tema interessante da capire come poterla appunto rendere più accessibile, facilitarne appunto l'operatività. E tutte le cose che avete detto in questo senso sono estremamente interessanti. Io chiudo con un rubare tempo e chiedo a Marco, perché o l'ho perso io, però non ho capito il tuo municipio, che mi interessava segnarmi. Ah, non ho detto che municipio era il 13 in questo caso, ma non l'ho detto. Perfetto, allora non l'avevo perso. Niente, non so allora, Adriano, se vuoi altro, altrimenti mi fermo. No, va bene così. Allora, abbiamo fatto i primi due passaggi. Buongiorno, ci siamo presentati, siamo di nuovo all'interno del laboratorio. Le persone sono entrate, le abbiamo, come ho fatto io, molto sinteticamente, come abbiamo fatto il giorno in cui ci siamo incontrati nella stazione Termini, c'è una presentazione, uno si presenta, è un uomo fisico, l'altro no, un uomo, donna fisica, evidentemente, e ci si parla, ci si annusa, insomma, si scambiano due parole, un sorriso, si capisce che stiamo in un mondo rilassato, che non c'è tensione, perché questo è l'attivatore che porta questa roba agli altri. Immaginate che le persone normalmente arrivano a dimensioni tutti ammusoniti, o che per esempio sanno che stanno pensando che quelli li possa fregare in qualche maniera, e che c'ha già nel cassetto il progettino da fargli approvare, perché così la partecipazione formale, cioè, i tecnici fanno creazione di consenso, non fanno partecipazione. Noi non abbiamo il nostro progettino, non abbiamo un obiettivo, tranne il fatto che ci fa piacere di attivarci insieme, quindi non abbiamo uno scopo prefissato, e questo dobbiamo trasferirlo alle persone che entrano, quindi salutando, interloquendo, e poi dopo si fanno parlare. Abbiamo fatto parlare, noi l'abbiamo fatto in maniera sperimentata su di noi, insomma, l'abbiamo fatto in maniera molto sintetica. Parlano, può parlare ancora, non c'è problema secondo quanti sono, con grande tranquillità, non mettere fretta, non dare ansie, stiamo rilassati. E che cosa emergono? Poi emergono delle questioni principalmente personali.
Poi ci sarà qualcuno per esperienza, perché ci ha ragionato di più, che connetterà queste robe ad altre, altri che invece parlano di loro. Benissimo, non ci sono problemi, non ci stanno problemi, a noi ci va bene, basta che parlano. Poi c'è un certo punto, fine di questo pezzettino, questo non è un atto, perché insomma è un pezzetto, un subatto, scena, diciamo una scena cinematografica, seconda scena cinematografica, c'è un signore, che siete voi, sono gli attivatori, che dice ok, a che punto siamo arrivati? E raccoglie, come ha fatto Ramiro, rapidamente queste robe. Poi ci aggiunge un altro pezzettino che possiamo fare, quello di mettere in collegamento le cose. Per cui, se a un certo punto uno riguarda quello che abbiamo detto, abbiamo visto che i trasporti escono fuori 2 o 3 volte, allora uno dice, guarda, che quello che dice Barbara è simile a quello che dice Diverso, ma simile a quello che dice Marco. Ed è invece quello che dice sulla, Maria Giovanna sulla comunicazione dei cittadini, lo rileggiamo, per esempio, nella poca partecipazione che ha detto Eugenia, o in quello, nella necessità di spazi che ha detto Yasmin, e guarda che quello che dice degli spazi che ha detto Yasmin si collega a quello che dice Lucia sulle case, perché sono aspetti della stessa faccenda. Questo è un altro pezzetto del nostro ruolo, ovvero sia le persone entrano in singole e diventano pian piano gruppo, perché capiscono che quello che dicono loro lo ritrovano in quello che dicono gli altri. Non uguale, non dobbiamo uniformare, fondamentale. Noi non dobbiamo stringere, cioè non dobbiamo dire allora domani parliamo dei trasporti, no, assolutamente. Parliamo dei trasporti nelle tante sfaccettature che sono state dette. Non dobbiamo aggregarli, però dobbiamo far capire che il punto di osservazione di Lucia può essere collegato con quello di Eugenia, con quello di Yasmine, perché fanno parte dello stesso sistema. Poi Lucia c'è il suo, Yasmine c'è il suo, Yasmine c'è il suo e Maria Giovanna c'è il suo. Non le dobbiamo uniformare. L'uniformazione, l'aggregazione forzata è un errore, si perde la ricchezza, si perde la diversità e si perde il senso di un laboratorio paritetico tra le persone. Ok, adesso sono le 17:13. Adriano, solo una battuta rapidissima, sì, su una cosa che dicevi, il facilitatore che non ha, come dire, preconcetti o pregiudizi, però è appunto anche l'atteggiamento umorale. A me viene facile fare il parallelo con chi fa delle guida, delle visite, magari culturali, in ambiente, eccetera. Se uno è musone, come dice Adriano, perché però magari ha delle vicende personali, tenderà oggettivamente a trasmetterlo al gruppo, e anche se sarà bravissimo, la risultanza sarà meno costruttiva di quello che invece sarebbe potuto essere, trasmettendo passione e entusiasmo. Immaginiamoci pure che le persone possono dire delle cose che noi non condividiamo assolutamente. Questo mettetelo in cantiere, insomma, è possibile. Poi bisogna vedere, e dopo lo facciamo, ma non adesso, di capire come possiamo, non dico indirizzare, ma riportare ad una logica le cose che vengono dette, e per nel momento in cui dobbiamo fare le scelte delle strategie, perché lì a un certo punto le opinioni delle persone non saranno più riferite alle problematiche, ma alle scelte, e lì è più complicato. Quindi ci potrebbe essere quello che può ammazzare tutti i negri, per dire, e che è un problema, forse quello lo cacciamo via e finisce la questione. Però al di là di queste posizioni estreme, ci possono essere delle posizioni un po' meno estreme, che però di fatto sono troppo individualiste, che sono o comportano degli effetti sull'ambiente negativo, e sarà il nostro compito in quel caso di convincere, perché noi, a parte escludere quegli esagerati, gli altri dobbiamo in qualche maniera convincere ad un ragionamento. E quindi noi siamo disponibili anche ad avere di fronte persone che non sono d'accordo con noi, e poi capire come si risolve questo problema. Adesso supponiamo che abbiamo fatto un primo giro. Se fossimo in un laboratorio, ne faremmo altro. Ne faremmo un altro in cui a quel punto cercheremmo di mettere insieme le cose e cercheremmo di evidenziare, per esempio, delle tematiche che non sono uscite, ma senza obbligare nessuno a prendere una posizione. Io che posso dire? Nessuno di noi ha parlato di inquinamento dell'aria, eppure l'inquinamento dell'aria nelle aree metropolitane è fortissimo e dà motivo di preoccupazione per la salute dei cittadini, no? Sappiamo che sono 8 milioni quelli che morono ogni anno di inquinamento da polveri sottili in Europa, quindi insomma, è tanta roba, quindi c'è da ragionarci sopra su queste idee. Ci possono essere delle altre cose, per esempio potrebbe essere quella storia sull'acqua, no? L'acqua, vi ricordate, noi usciamo fuori da un referendum che non è stato attuato, sono passati anni, ed è uno anche delle cittadinanze attive, uno degli interessi, non solo come servizio, ma anche proprio come bene comune, no? Per esempio ci sono dei temi che nel sentire individuale non sono emersi. Alcuni possono essere secondari, il colore delle panchine, dicono, però altri possono essere principali, quindi noi li possiamo riportare dentro. Poi
secondo, se a un certo punto nel secondo o nel terzo giro non emergono, vuol dire che quella, quel laboratorio di progettazione, quel gruppo di lavoro, quella piccola comunità che stiamo fondando, che stiamo, in cui stiamo lavorando, per loro non è importante l'inquinamento atmosferico. Vabbè, basta, non ci sono problemi, ragazzi. C'è tanto da fare che non, è, non, non mi sembra problematico. È particolare, ma non è problematico. Altro problema che può esistere è che ci siano dei problemi molto forti. Immaginiamo per esempio di stare ad Augusta, vicino Priolo, dove c'è una mortalità da inquinamento atmosferico dei tumori spaventoso, perché è un'area industriale ed è anche un'area a rischio dal 1986, lì è rimasta, come si dice. E può essere che lì tutta la popolazione, tutti i nostri partecipanti dicano: oh, ma qui il problema è quello. E quindi che il nostro ragionamento intersettoriale, no, che unisce sostenibilità e società, diventa poi monotematico. A questo punto dovremmo intervenire in altra maniera. Per fortuna noi non credo che ci abbiamo il laboratorio da USA, questo problema ce lo possiamo essere tolti da lì. Però nel caso ci potrebbero essere dei problemi che diventano molto emergenti, no? Immaginiamo Massimina con Malagrotta, no? Per anni il problema loro era quello, no? Non è che niente che sta a parlare dell'arredo della gente che si incontra, no? E loro c'erano un problema che morivano di cancro per la più grossa discarica d'Europa, e quindi per loro era un tutto. Noi dobbiamo aiutare, agevolare, almeno a riportare queste grandi tematiche all'interno di una visione un po' più complessiva, no? In maniera tale che non rimanga un affare. Finita questa parte, siamo tutti contenti, c'è una pausa, che si scambiano due parole, come volete. Dopodiché si parte per la seconda parte. Ok, abbiamo detto che queste sono le problematiche. Quali sono le risorse? Cioè, quali sono i fattori, secondo noi, le potenzialità su cui si può lavorare in quelle aree? In questo caso, di nuovo, siamo in un'area che è teorica, perché insomma, non è Bologna, Genova e Roma. Diciamo, quali sono? Che facciamo? Il giro al contrario? Partiamo da tanto per cambiare? O andiamo random, così facciamo confusione? Allora, Gianfra, raccontaci te, vai. Gianfranco non c'è, quindi lo facciamo random. Eleonora, dai, che sei stata la penultima prima, vediamo adesso. Quali sono le risorse, quindi? Quali sono le potenzialità, quali sono gli aspetti positivi che potrebbero essere quelli dirimenti, che ci potrebbero dare una mano a fare delle cose più belle, a cambiare le faccende? Non è una domanda facile. No, specialmente in una grande città. Se fossimo, per esempio, che posso dirvi, in un piccolo paese, quello direbbe: cioè abbiamo il caciotto, il pecorino, no? Cioè, cioè abbiamo un paesaggio, no? Per cui intorno al paesaggio, intorno alla produzione, intorno alla cosa, noi potremmo migliorare. Cioè abbiamo una scuola abbandonata che potrebbe diventare una risorsa, no? In un'area urbana è più complicato. In realtà abbiamo tantissime aree che potrebbero essere riconvertite, riutilizzate, che invece sono completamente abbandonate. E abbiamo la centralità, allora, il fatto di essere... Aspetta, un'altra parola, scusami, aree abbandonate, che aree pensi, a cosa stai pensando? Ci sono tantissimi uffici, edifici che sono... Ok, quindi edifici e anche aree, tutte e due, dici? Sì. Ok, edifici, perfetto. E sono rimaste all'interno del tessuto urbano, abbandonate... Chiusi, vabbè, se penso anche semplicemente a tutte le caserme di Prati o Flamini. Pensa che nel 1971, quando mi sono iscritto all'università, quindi stiamo parlando di mezzo secolo fa, c'era come tema la composizione, sono architetto, il tema di composizione 1, che è il primo esame compositivo, era il recupero delle caserme di Via delle Milizie. Sono passati 60 anni e le caserme stanno là precise. Stanno ancora... Ma anche il deposito d'ATAC, vari, oppure aree che sono bloccate perché per esempio fanno parte di progetti del PRG mai partiti. Ok. Vabbè, sono architetto anch'io, quindi... C'è qualche altra cosa che ti viene in mente, oltre queste qui, oltre le aree abbandonate? Appunto il fatto che essendo capitale ci sono tantissime strutture che appunto avrebbero bisogno semplicemente di essere riutilizzate effettivamente, quindi... Tu avevi parlato prima di centralità, io ti ho interrotto. La centralità della città era quello a cui facevi riferimento, ho capito male? Sì, anche. Ok, va bene, allora abbiamo fatto un primo giro di cose. Che facciamo? Marco, parli te? Siamo random, quindi adesso... Ok,
La prima, no, un'altra cosa che ho pensato è che appunto una grande città ha già delle associazioni che magari hanno esperienza su alcune tematiche, quindi non si vorrebbe cercarle, mapparle e contattarle. Molto interessante questo, associazionismo. Quindi da una parte abbiamo detto le onore, le abbandonate, invece poi questa centralità, in questo caso romana, però quasi tutte le grandi città sono centrali rispetto a un sistema territoriale che c'è intorno, l'associazionismo, quindi il valore umano, il valore delle persone che già si sono mosse, no? Delle persone già attivate. Altre cose? Vabbè. Che facciamo? Maria Giovanna, vai te? Tolgo l'audio, sì, eccomi, sì, infatti come appunto Marco appunto diceva, cominciare a reperire le possibilità di contattare le associazioni, perché dobbiamo appunto rivitalizzare i territori, quindi tutto ciò che è animazione sociale, tutto ciò che sono iniziative di piazze aggreganti, dovrebbero essere tenute in considerazione come momenti di incontro, perché magari se ci possono essere problemi di spazi, però per promuovere anche degli incontri, se il tempo è bello, sono anche parchi pubblici e piazze di quartiere, e poi anche magari possono essere anche incontri intermunicipali, quindi diciamo che raccolgono più municipi su un territorio magari. Poi ecco, questo pensavo, ecco, iniziative che come una festa di una giornata dove afferiscono, ecco, con un invito dove afferiscono ogni tipo di cittadino che può essere giovane, adulto, così, con un'iniziativa di animazione si può promuovere appunto un'assemblea di questo. Ecco, ok, quindi di fatto la potenzialità e la risorsa è nella capacità dell'associazionismo, dei gruppi locali, di organizzare questi eventi. Stiamo parlando di risorse e potenzialità. Molto bene, Maria Giovanna. Lucia? Vai te? Sì, devo ammettere che sono un po' confusa, nel senso che non ho capito l'origine, ovvero le potenzialità rispetto alle problematiche appena evidenziate, o perché mi sfugge, ho capito che fosse in generale. Ah, ecco, generale, però no, quindi non si lega direttamente a ciò che emerge dal... Ossia, può essere, dice, qualche soggetto li può legare, no? Nel senso che c'è già un legame tra quelle che vengono individuate come potenzialità e risorse, per carezze, e quelle che vengono individuate come problematiche, ma può anche non esserci il collegamento. Siamo poi, sono gli attivatori che mettono insieme i due pezzi, capito? Se per esempio, adesso poi ci andiamo dopo, però se per esempio uno dice, che posso dire, una potenzialità è quella, parlando di Roma, è quella di avere molte aree libere all'interno del comune, no? E a un certo punto uno con l'altro dice che ci abbiamo bisogno, un problema era quello degli spazi aperti e chiusi, che mancavano, e tu colleghi la risorsa con la potenzialità con il problema e forse aiuti a risolverlo. O se no, può essere non direttamente collegato, non così direttamente, no? Per esempio il fatto che tu c'hai dentro Roma degli spazi liberi molto grandi, vuol dire che tu c'hai la possibilità di creare delle vite delle persone più senza avere un diretto contatto con l'inquinamento, che è un tema che abbiamo detto non è emerso, che però può esistere, no? Le reti ecologiche e altre cose di questo genere. Quindi non necessariamente quello che è emerso dalle problematiche deve avere un immediato riscontro in quelle che sono le risorse. E poi il lavoro che facciamo dopo nelle strategie e nelle altre cose che mette insieme problematiche e risorse, che aiuta gli abitanti. In questo caso noi cerchiamo di capire, di far capire, ok, tu sei andato sul Puma, sul trasporto, sei stato pistato, pigiato e altre cose. Perfetto. E tu mi hai detto che questo è un problema. Perfetto. Poi me l'hai detto altro, quello della casa, quello che non parliamo, che ci sono. Ok, da un'altra parte, che cos'è, secondo te, buono, su quale si può investire? Per esempio, Marco ci dice, ma c'è un forte associazionismo. Questo associazionismo è presente in quasi tutte le città. Se andate a vedere quelli iscritti agli organismi del terzo settore, fa paura il numero delle... Fa paura, è bello, però, del numero delle associazioni che ci sono in Italia e di volontariato. E quindi vuol dire che di fatto sono attivi. E quindi il problema che ci segnava
Maria Giovanna può avere all'interno dell'associazione, quello dell'incomunicabilità della difficoltà, può avere nell'associazionismo una risoluzione, ma questo ancora non lo sappiamo. Non lo vogliamo anticipare, lo dobbiamo, se esce lo dobbiamo dire insieme con i partecipanti, con il laboratorio. Noi in questo momento vi stiamo chiedendo come ti ha dato fastidio stare in piedi sull'autobus, ti ha fatto piacere forse che qualcuno ti ha portato il mangiare quando c'è stato il Covid, qualcuno a casa, per dire, se vogliamo proprio mettere sul personale, o se no, conosci qualche cosa intorno che ti ha fatto piacere, esco da casa, per me è una potenzialità, perché apro le finestre e vedi i monti, o se no esco da casa e posso andare a fare una bella passeggiata in un prato, quella per me è una, anche se portata alla sfera individuale, è una potenzialità, mi fa campare meglio, se la sviluppassimo meglio potremmo fare campare meglio un sacco di altra gente, perché io ce la faccio sul verde, gli altri invece stanno su una strada e si soffragano. Quindi anche partendo dal personale, la problematica e la risorsa, anche partendo dal personale poi possono essere collegati, ma non le colleghiamo adesso. In questo momento siamo sciolti, ma andiamo così. Vai, siamo a Bologna. Allora non so bene cosa... Cioè io sono rimasta legata a quello che ho detto prima e in realtà la risposta di Eleonora, per esempio... Trovo che sia la risposta che vi ho dato io, cioè che in realtà era già venuta fuori nelle problematiche, cioè il fatto di rendere utilizzabili gli edifici non utilizzati, e, insomma, creare delle possibilità di utilizzo di spazi che già esistono. No, poi pensiamo un po' a Bologna, quale altra potrebbe essere una risorsa importante sulla quale costruire qualche cosa a Bologna? Facciamo questo sforzo tutti insieme, è aperto ai microfoni su tutte le... Bologna la conosciamo, ci siamo stati, si mangia benissimo. Quali possono essere le risorse che sono collegate a Bologna? Sicuramente in teoria... È aperto, dobbiamo parlare tutti gli altri, Eugenia, tutti, possiamo parlare. Allora lascio, infatti. Non lasciamo solo in mezzo a sto quadro, non lasciamo uscire da questo quadro, aiutiamo. In realtà mi è venuta in mente una cosa che Cittadinanza Attiva Emilia-Romagna già fa. Non è proprio un investimento vero e proprio, ma è una raccolta per portare poi i cittadini, tutti i cittadini a livello nazionale a conoscenza di quelle che vengono chiamate le buone pratiche sociali. Uh-huh. Nel senso che secondo me, almeno a Bologna, dove c'è a volte, poi in modo giusto o sbagliato, ma una certa attenzione su quelle che sono le tematiche sociali espresse su diversi ambiti, ad esempio investire su i gruppi di cittadini privati che non sono rappresentati da nessuna associazione, quindi non hanno nessun profilo particolare, però investire sui gruppi di cittadini che magari si occupano già della cura del parco del loro quartiere piuttosto che della raccolta dei rifiuti o dell'organizzazione di eventi o di qualsiasi altra cosa che può essere anche, non so... Per esempio, durante il Covid, fare la spesa per il vicino di casa, insomma, okay. I cittadini allora, che fanno questo tipo di lavoro, secondo me, su di loro bisognerebbe investire. Perfetto. Allora, tu hai fatto un altro passo avanti. Basta tornare indietro se siamo sulle potenzialità, perché tu sei arrivata già all'azione, no? Hai detto bisogna investire su questo. Torniamo a investire, che poi ce lo teniamo per dopo, nel senso per la fase. In questo momento tu hai segnalato che una risorsa è appunto le buone pratiche sociali che sono molto diffuse a Bologna. Se noi andiamo a Reggio Calabria, le pratiche sociali sono molto meno diffuse. Questo sicuramente fa di Bologna un caposalto all'interno della cultura nazionale rispetto alle buone pratiche. E questa è una risorsa che c'ha, in questo caso stiamo parlando di Bologna, non più di una città così agiografica, ma una città specifica. Sicuramente questa è una caratteristica di Bologna. E poi che altro abbiamo? Sempre a Bologna, sempre su dando una mano a tirare fuori dal Guado Lucia. Chi è che... Barbara, vai. Però una cosa che in realtà ha detto Lucia, che è una città con tantissimi studenti, quindi anche se è una popolazione che può essere difficile da mobilizzare, è anche una popolazione che è molto motivata, che è una forza, cioè che si può facilmente, penso, includere dentro diversi progetti o altro, bisogna trovare il modo magari. Per... Brava Barbara, questa è un'altra cosa, interessante, il fatto che e ci sono tanti studenti che da una parte ci rompono le scatole che fanno aumentare i prezzi delle case, però dall'altra parte può essere una risorsa. Non tutte le città hanno a disposizione una fascia di popolazione così giovane e così acculturata, per cui quella è una potenzialità, nel senso che vogliamo andare in un altro paese, vogliamo andare
in Calabria a Catanzaro, non c'ha tutti questi giovani Catanzaro, no? C'ha solo i figli loro, e molti di questi sono emigranti. E questo vuol dire avere uno scenario di sviluppo che è totalmente differente da una città che invece i giovani ti acchiappa, no? Come Pisa, no? Le acchiappa i giovani. E quindi vuol dire che c'è una potenzialità superiore a quella di Messina, dove i giovani prima di andare all'università sono già emigrati a Milano. Ci sarà una differenza tra Ferdosito o Norimberga, dove prepara, insomma, a Londra, scappano tutti. Quindi ci sarà una differenza da queste cose. Quella è un problema per riuscire per trovare casa, ma è una potenzialità per quanto riguarda la società, perché c'è una fascia di giovani colti che stanno lì 5 anni, 4 anni, non ci stanno per sempre, però è una potenzialità. Eugenia può confermare perché ha istituito a Bologna esatto. Diciamo, la delegazione giovani, l'assemblea territoriale dei giovani. Esatto. Quindi sicuramente Eugenia è bravissima, però ha operato in una situazione... Infatti non lo diceva, l'ho detto io così. È anche umile, allora ho aggiunto io la postilla. Benissimo, poi che altro ci abbiamo? In realtà, a proposito delle potenzialità su Bologna, adesso che avete fatto il discorso sugli studenti, più in grande l'università è una potenzialità. Perché ad esempio per quello che riguardava gli edifici dismessi, insomma gli edifici di proprietà del demanio comunale ma inutilizzati, ai tempi dell'elezione del rettore Ubertini, che non mi ricordo a quanti anni fa risale, l'università voleva stringere una collaborazione con l'amministrazione comunale per trasformare in campus alcune delle caserme dismesse. Quindi l'università proprio come istituzione può essere una potenzialità da questo punto di vista. Certamente. Certamente, la presenza di un'università e poi di un'università prestigiosa quale quella che è di Bologna, no? Una delle più antiche, più qualificate, sicuramente può essere un partner in tante iniziative, è una potenzialità. Okay? Se andiamo a Caltanissetta non c'è l'università, sì? Quindi hanno anche in quel caso un problema. Lucia, ti vedo perplessa, abla forte che ti sentiamo. Quali sono le cose che non condividi? Okay, no, è che io sono una specialista della polemica, quindi non va bene, allora. Possono sentire anche gli specialisti che... della polemica. Scateniamo... Non mi va mai bene niente. Ti scateniamo al momento opportuno. No, esatto, infatti è meglio se mi taccio, poi al momento opportuno intervengo. Ci sono altre idee possibili su... Stiamo parlando di Bologna, quindi delle cose. Ci avete altre idee, per esempio, che potrebbe essere anche delle potenzialità? Sicuramente la cultura, io ve l'ho citato prima, la cultura del mangiare, del cibo, della produzione agroalimentare, fanno parte di quei territori, sono noti in tutto il mondo. Eh? L'Emilia, insomma, è famosa per questo, casomai non è proprio Bologna, è Parma, Reggio Emilia, ma insomma, l'area di qualità è lì, anche ci sono anche gli inventori del tortellino alla panna, insomma, è questo che volete, ragazzi. Quindi, insomma, i ristoranti, la ristorazione, sono delle potenzialità, poi noi non sappiamo ancora come utilizzarle, non so, i musei, sono delle grandi potenzialità, le biblioteche aperte, i servizi dati ai cittadini, tutte queste cose afferiscono a un mondo di potenzialità, che però casomai non sono sfruttate, sono sfruttate solamente settorialmente, capito? Per cui quello del museo pensa al suo museo, quello del tortellino pensa al suo tortellino, e invece mettendoli insieme a sistema potrebbe essere diventare una potenzialità per tutti che aiuta casomai delle persone che hanno delle problematiche sociali, no? Perché noi abbiamo detto che ambiente e società sono intimamente connesse, e per cui è proprio questa visione trasversale che è tipica, che è stata tipica dell'Agenda 21 e che è tipica delle persone intelligenti e quindi della nostra associazione, è quella che porta la differenza sul territorio. Maria Giovanna, volevi parlare? Quindi, diciamo, promuovere una rete anche delle, diciamo, risorse a disposizione qua per quanto riguarda Bologna, quali istituzioni, università e attività, diciamo, di produzione potrebbero diventare una rete, dare forza a un cambiamento al fine dell'aiuto per i giovani e gli alloggi. Non c'è dubbio. Questo è appunto quello che uno va a fare negli ambiti, nei passaggi successivi, quando c'è da una parte le risorse, da un'altra parte le problematiche, e cerca di mettere a sistema l'esistente. Perché la differenza tra quello che noi stiamo cercando di far capire, insomma, di praticare, è che non è che se uno deve fare lo sviluppo deve fare l'autostrada, o se no deve investire 10 miliardi di zilioni nelle reti
elettroniche, anche forse, però è importante intanto capire che cosa c'ha, no? È come quando uno fa un'opera d'arte, vedi i colori, scegli i colori, no? Si sa mettere insieme. Noi già ci abbiamo tanto, perché noi in questi anni, nel dopoguerra, quindi negli ultimi 70 anni, abbiamo consumato, abbiamo messo in moto una quantità di energie, di risorse che è spaventosa. E visto la quantità di sprechi che fa la nostra società, ne abbiamo messe in funzione molto di più di quanto ce ne servisse. Quindi uno, prima di dire che cosa gli serve, dovrebbe cominciare a mettere insieme i pezzi di quello che c'ha. E poi, nel momento in cui serve qualcosa, l'intervento è mirato a completare quel pezzetto. Quindi noi ci facciamo questo. Ok, tu c'hai queste risorse, c'hai queste problematiche, come le connettiamo? Che cosa esce fuori da questa roba? Può essere che molte delle problematiche io le risolvo attraverso le risorse che già ci stanno. Poi, evidentemente, ne manca uno per 100 e lo chiedo, insomma, no? Nel senso, diciamo, serve quest'altra cosa che ancora non c'è. E qui si ritorna alle reti, al volontariato, a tutta questa azione che serve, al parlare tra le persone, che è quello fondamentale per rendere attivi i cittadini e per trovare una dimensione propositiva condivisa. Continuerei a fare il giro. Chi è che non ha parlato? Siamo tornati, abbiamo tirato fuori Lucia dal guado, abbiamo lasciato Bologna, parliamo di una città topica. Quali sono le altre potenzialità che ci possono essere? Yasmin non ha parlato, per esempio. Eccomi, sì. No, io pensavo, diciamo, in generale, appunto, senza rimanere ancorati necessariamente sia a Roma che a Bologna, però indubbiamente c'è, cioè, poi alla fine culturale che l'Italia in generale comunque offre, quindi diciamo ogni città, e se dovessimo andarla a guardare sempre più in più piccolo, i singoli municipi, se penso a Roma. Quindi tante volte, cioè, il potenziale ce l'hanno tutti quanti e ci vuole quella sana capacità poi di saper copiare o comunque di trasferire, diciamo, nello spazio e nel tempo quella che magari è una buona pratica, appunto, di un altro municipio o appunto di un'altra città o di un'iniziativa che quindi si può trasportare. Quindi, diciamo, il vantaggio di Roma è che ha tutto essenzialmente e anche di più, perché poi se pensiamo, cioè, all'aspetto che ospita comunque tutto quello che è governativo, quindi diciamo chi poi alla fine si trova su un territorio come il nostro ha sicuramente dei vantaggi migliori. Penso, cioè, solo pensandola in chiave appunto dell'associazionismo, tante associazioni hanno le sedi operative altrove, però poi dopo cercano comunque la sede pure su Roma per interfacciarsi con i ministeri, molto banalmente, insomma, cose di questo genere. Quindi c'è la centralità, un po' il concetto che si diceva all'inizio. E poi indubbiamente c'è il potenziale, sempre quello poi del desiderio di ogni cittadino, cioè quello che poi vorrebbe appunto veder realizzato sul proprio territorio, che insomma oggettivamente non è detto che poi coincida col benessere appunto condiviso di tutti quanti, però è quello il potenziale che c'è, quindi c'è la possibilità, la capacità di sognare di ognuno di noi e di desiderare qualcosa poi sul proprio territorio. Molto bene. Ok. Quindi abbiamo, riassumendo, centralità culturale, desiderio dei cittadini che diventa anche una potenzialità. L'ho sintetizzato troppo, però mi sembra che sia. Ah, no, benissimo. E questo qua, perfetto. Allora, Eugenia ha parlato, Maria Giovanna ha parlato, Barbara ha parlato, Lucia ha parlato, abbiamo parlato tutti, giusto? Su quest'altro tema. Perfetto. Allora, abbiamo fatto un giro sulle potenzialità. Quindi l'importante è che le potenzialità, che si capisca che sono, non sono in questo momento messe in connessione, quindi non sono già le scelte, le azioni che si vogliono fare successivamente, sono solamente un'elencazione, anche personale e diretta, di quello che uno ritiene essere delle potenzialità. In questo io farei fare un riassuntino a Raniero, visto che così manteniamo più o meno lo stesso schema che utilizziamo poi quando si va a lavorare, c'è una persona che fa un riassuntino delle puntate. Vai, Ren. Allora, velocissimo, anche perché più o meno l'avete già fatto, però insomma, diciamo che alcuni elementi che sono emersi sono speculari in qualche modo alle criticità che affrontavamo prima, quindi il discorso comunque di immobili e spazi abbandonati, quindi tutto quello che si potrebbe costruire. Subito mi viene in mente un altro valore aggiunto che è emerso con forza, che è quello dell'associazionismo, dell'attivismo civico, in sostanza breve, perché poi potremmo anche ricondurlo all'impegno del singolo, che talvolta emerge. E ovviamente interessante in realtà l'ultima considerazione, in particolar modo
di Jasmine rispetto alle potenzialità enormi che magari una città metropolitana offre, con tutto ovviamente il collasso potenziale con le criticità. Quindi, come dire, sono due cose che si incontrano in maniera, diciamo, parallela fondamentalmente. Mi piaceva sottolineare un aspetto che era a fronte di un chiarimento che aveva chiesto inizialmente Lucia, che appunto le potenzialità non necessariamente dovevamo correlarle a quanto già detto nell'ambito delle criticità segnalate, ma potevano essere elementi anche completamente altri e diversi. Uno magari anche, e qui mi permetto di dare un piccolo assist anche per il futuro, facendo magari perno sulle proprie esperienze e facilitando, quindi aiutando gli altri ad esprimere anche sulle proprie passioni, i propri interessi, magari evidenziare qualcosa che apparentemente non c'entra nulla, ma che poi, come diceva qualcuno, facendo la somma e il totale, può aiutare naturalmente a dare tutti gli elementi utili che ci possono dare in qualche modo la fotografia d'insieme. Non direi molto altro perché mi sembrano questi gli elementi più salienti, Adriano. Ok, va bene, va benissimo. Allora, siamo arrivati a questo punto. In una nota che io ci ho scordato di mettere, di dare ad Alessandra, ma che vi arriverà anche questa, che è l'ultima nota che abbiamo fatto, una nota sintetica sulle mappe territoriali, che credo che Elisa abbia già messo su, da qualche parte sul sito, da un po', c'è un elenco di quelle che... Scusami, Elisa. No, in piattaforma, proprio sulla parte dedicata alle mappe nella FAD del secondo modulo. Ok, e lì ci abbiamo un elenco, perché noi ovviamente l'elenco sulle problematiche e sui problemi, diciamo, e sulle risorse l'abbiamo ampliato, abbiamo parlato di risorse ambientali, soggetti, sociali, personaggi, anche la creatività delle persone. Questo ovviamente è un quartiere pieno di artisti in una città. Se in un piccolo paese un artista, la residenza di un artista, Dace Marini sta in un piccolo comune dell'Abruzzo e intorno a lei si è costruita un'economia locale solo per la sua presenza, che ha fatto una biblioteca e tutto intorno c'è sta gente che va, viene e viene scorrere. Ovviamente quello è un paese di 150 persone, a Bologna è un po' più complicato perché c'è un'altra cosa. Però se c'è un quartiere dove ci stanno dentro degli artisti, quella potrebbe essere una potenzialità, una risorsa. Le attività sociali, produttive, i servizi che funzionano, i servizi che stanno bene, i soggetti, queste persone, associazioni, imprese, come si diceva prima, per esempio sulla questione delle buone pratiche, molte imprese hanno delle buone pratiche che sono da portare ad esempio e che in qualche maniera diventano una risorsa per quel posto. Poi ci sono gli edifici da recuperare, le sagre, le storie locali, tutto può entrare, tutto, una buona parte delle cose che noi abbiamo intorno può diventare o un problema o una risorsa. I problemi sono il degrado ambientale, no? Quelli che abbiamo detto, cave, industrie, emissioni inquinanti, aree di sboscate, ma anche sociali, degrado sociale, per cui i contesti sensitivi degradati, problematiche al sostegno delle fasce più deboli, occupazione giovanile, sono tutte questioni che sono poi nelle corde della nostra associazione, servizi insufficienti e va bene. Qui c'è un elenchetto che però non è risolutivo, noi non entriamo nel laboratorio che facciamo con i cittadini con l'elenco. L'elenco noi ce l'abbiamo nella nostra testa, per vedere se ci manca qualche cosa, possiamo stimolare il ragionamento su quel qualche cosa, però esce da quello che viene detto all'interno del laboratorio. Due questioni e poi insomma io concluderei, se ci sono delle domande ce le facciamo, ce le scambiamo. Due questioni. La prima è quello dell'individuazione delle risorse. L'individuazione delle risorse è un passaggio progettuale molto interessante, molto importante, che è proprio dell'attivatore in questo caso. Perché se voi parlate con questi laboratori, noi ne abbiamo fatti centinaia, spessissimo la risorsa dalla persona che abita in quel luogo non è individuata come risorsa. Per esempio, una cosa che capita molto nei paesi, che succede, ma qua è tutto uguale, non succede niente. Non succede niente per un paesano di un paese di 1200 abitanti, è un incubo, per uno che abita in una città in paradiso. Io poi vado lì perché non succede niente, proprio ci voglio andare. Poi specialmente dopo delle giornate che possono infilarsi in un appassionato terrificante, uno anela andarsi in quel paese. Ok, quindi quello che per quella persona può essere partecipante, può essere un problema, di fatto può essere una risorsa. Questo vuol dire cambiare
la lente in cui si vedono le cose, no? Adesso pensate che ogni città viene i guai suoi. Immaginatevi Roma, che ha una struttura come quella di Calatrava, che è stata costruita a metà, la villa di Calatrava, perché era lo stadio dove si dovevano fare i bagnetti durante il campionato del mondo di nuoto, che è rimasta metà costruita e metà no, e sta lì da 20 anni, una cosa di questo genere, dove abbiamo buttato una quantità di soldi infinita. È un problema, però è anche una risorsa, no? Avere quel pezzo di roba costruita con una vasca olimpionica già tutta sagomata è una risorsa. La nuvola di Fuxas, che era un problema, ancora, è stata per 3 mesi una risorsa, perché ci abbiamo messo il centro vaccinante, uno dei più grossi d'Italia e d'Europa. È stata l'unica utilizzazione congrua che hanno fatto di quel posto da 5 anni che c'è. Hanno speso 264 miliardi di zilioni di euro per fare una boiacciata, però quello lì, che era un problema, è diventato in quel frangente una risorsa. Molte cose, se sono viste da un'altra ottica, possono diventare delle risorse, e questo è un po' l'occhio nostro, no? Che deve aiutare, perché spesso quando uno è immerso nelle problematiche non riesce a individuare quelle che possono essere le cose interessanti o le dà per scontate, no? Visto come, quanto ci abbiamo messo per far uscire tra di noi, che siamo già delle persone molto attente, che poi dentro Bologna gli studenti, le università e tutto l'indotto era una risorsa, oltre che essere un problema, no? Quindi è importante il nostro occhio, perché può aiutare a far diventare delle risorse, delle cose che sono in qualche maniera ritenute debole. Però questo ci abbiamo tempo, perché dopo il primo incontro che ci abbiamo nei laboratori con i cittadini, noi possiamo poi fare degli incontri da remoto tra di noi e cercare di ragionarci un pochettino sopra. Questo dipende dalla vostra disponibilità. Se no ci lavora solo il gruppo di lavoro, però è importante avere un tessuto comune di ragionamento, che è questo: non tutti i problemi sono dei problemi veri, cioè sono dei problemi veri, ma si possono trasformare. Il secondo punto è di riflessione, è quello dei rapporti con l'amministrazione. I rapporti con l'amministrazione, che è stato segnalato, mi pare, da Maria Giovanna all'inizio della collaborazione con i municipi. Allora, noi come associazione abbiamo un'interlocuzione sempre ricercata con l'amministrazione, e questo fa parte di tutto l'associazionismo, quasi tutto l'associazionismo che si interessa anche di temi differenti cerca un rapporto con l'amministrazione, perché è uno dei soggetti attuatori delle politiche che si fanno, quindi anche delle nostre proposte. Da una parte c'è un'azione diretta che fanno le associazioni, per cui a un certo punto immaginatevi quelli che portano da mangiare le persone che hanno difficoltà, lo fanno direttamente. E va bene, però c'è, e anche noi facciamo delle cose direttamente, i tanti sportelli, però sicuramente il collegamento con un'amministrazione che può o finanziare o attuare una parte di operazione che eccede le nostre competenze, le competenze dell'associazione, è fondamentale. Come però ci si arriva in questi rapporti con l'amministrazione? E ci si arriva con un'idea, ci si arriva con un progetto, perché l'amministrazione è di fatto un organo di compromesso e non potrebbe essere altrimenti, nel senso che l'amministrazione deve fare i conti con noi, che diciamo: ragazzi, ci mancano gli spazi verdi e vogliamo le case a basso prezzo, e il palazzinaro che dice: oh, qua c'è tutto questo verde, bisogna costruire, e le case devono mantenere il prezzo alto. E l'amministrazione è il luogo dove questo avviene, questo compromesso. Ovviamente il compromesso si misura sulla forza che ciascuno dei soggetti in causa ha, e quindi la capacità di mettere sotto pressione, che non è solo il voto elettorale, ragazzi, perché le migliori leggi d'Italia sono state fatte quando i propositori, i progressisti erano una netta minoranza. Quindi non è detto che ci bisogna essere maggioranza per fare delle cose buone. È nell'interlocuzione, nella capacità di interloquire, che è la capacità di poi riuscire a ottenere dei risultati. Un po' di pressione bisogna metterla. Quindi le amministrazioni, a nostro avviso, in questa fase non sono dentro questo percorso. Cioè, quando noi invitiamo un amministratore, è parte, ma è parte come singolo cittadino. In qualunque laboratorio, se viene il sindaco, noi siamo molto contenti che venga, conta per un cittadino, non conta per il sindaco. Quindi lui è uguale agli altri. In quel momento, in quella fase di laboratorio, esprime delle idee, delle proposizioni che sono come quelle degli altri. Poi, quando esce fuori o quando finisce il laboratorio, diventa quello che è. A questo punto, quello che noi elaboriamo è un'elaborazione interna ad un gruppo, ben di persone, che ha delle richieste da fare, che si impegna a fare delle cose direttamente e che quindi va dall'amministrazione e quindi chiede un accordo con l'amministrazione per l'attuazione di queste cose. Però è espressione del gruppo,
espressione dell'associazione, espressione dei partecipanti, non è espressione già, tra virgolette, di compromesso, ma non per cattiveria, ma perché questo è il ruolo dell'amministrazione. È quello che media i diversi crisi sociali che c'hanno sul suo territorio. E quindi noi la mediazione non la portiamo dentro a qui. Noi non mediamo, noi facciamo un ragionamento di coprogettazione con i partecipanti e poi ci proponiamo al comune come una delle parti in causa. Ovviamente ci sono tanti comuni, tante amministrazioni che sono nostre amiche, no? Per cui gli fa anche piacere avere delle posizioni da potersi giocare nel confronto con altri che loro non condividono, ma che comunque debbono tenere in conto, no? Io racconto sempre una storia di tanti anni fa, come tutti i vecchi raccontano le storie antiche, che a un certo punto ci troviamo in un confronto con un'amministrazione comunale che era quella di Napoli per l'area di Bagnoli, che era questo, 150 ettari, forse l'ho già raccontato in un seminario. Allora. Ci fu questo confronto forte e a un certo punto c'era un gruppo di speculatori che chiese la possibilità di costruirci dentro 7 milioni e mezzo di metri cubi in quest'area. E noi facemmo una posizione, in quel momento stavamo lavorando con il QVF, facemmo una posizione che era 1,5 milioni di metri cubi, tutta l'arenile vuoto, tutte le costruzioni in fondo, spiaggia libera per farci bagni, ricostruzione di un bosco sui 300 ettari della piana di Bagnoli. Non è stato fatto questo, perché abbiamo raccolto 30.000 firme in una fine settimana per riprendere il bagno di queste cose e l'abbiamo presentato. Però il piano regolatore ha previsto 3,5 milioni di metri cubi, ovvero sì, ha mediato le due posizioni, ma noi l'abbiamo giocata, non dico coordinati con l'amministrazione, perché l'amministrazione non è che ci volesse in quel momento molto bene, però l'abbiamo giocata proprio con questo intento, nel senso di costruire un'altra posizione forte che potesse mediare quegli altri che chiedevano una quantità troppo elevata di metri cubi, sapendo che alla fine sarebbe arrivato ad un compromesso. Okay? E quindi la stessa cosa facciamo noi, però noi costruiamo la nostra posizione che condividiamo, che è sicuramente una visione parziale del mondo, perché noi quegli altri non riteniamo che stanno andando bene, cioè il Palazzinaro, quello che continua a pompare gasolio e ci rovina la vita per le emissioni di CO2, noi non consideriamo che stia lavorando bene. Però prima di arrivare all'incontro con lui, se mai ci dovessimo arrivare, è bene che noi ci abbiamo una posizione chiara e quindi a quel punto impegniamo l'amministrazione a prendere carico anche nostro. Se l'amministrazione è amica sarà molto contenta e ci darà una mano, se l'amministrazione non è amica lo può, comunque ci dovrà sentire e utilizzare come ambito di bilanciamento con questi altri. Quindi questo è un po' il senso. Noi siamo sempre aperti rispetto alle amministrazioni, ovviamente, perché se ci abbiamo amministrazioni vicine, ovviamente il nostro sforzo è premiato, ragazzi, perché l'amministrazione ha potere di fare delle cose anche belle. Se ci sono un po' lontani, dobbiamo un po' fare pressione perché facciano delle cose buone. Ok, allora, siamo le 17:54. Se vogliamo dire altre parole, c'è qualcuno che vuole parlare? Dire qualche cosetta? Adriano, una cosa velocissima, volevo dirti, intanto se dai un'occhiata a WhatsApp, io era solo invece per cogliere uno spunto che avevi dato tu, tanti mi hai dati in termini di facilitazione, si parlava di buone pratiche, ricordiamoci che quando emergono le buone pratiche nell'ambito degli incontri che facciamo, eccetera, l'importante è mettere in rete le persone, perché poi affrontare sicuramente in modo approfondito ogni singola buona pratica non sempre, insomma, altererebbe in qualche modo la funzione dell'incontro che stiamo svolgendo, a meno che non ci sia funzionale, perché già la conosciamo a titolo esemplificativo. Quindi benissimo che emergano, ma l'importante è poi mettere insieme le persone e metterle in contatto, perché se poi non si danno il numero di telefono diventa complicato che succeda qualcosa. Mi silenzio perché sono partiti i cani, scusate. Ok, allora se siete d'accordo, Ranero mi indicava di presentare delle slide, non mi ricordo più che sono state slide. No. Anche con Alessandra dicevamo, siccome c'erano anche un po' di scadenze, eccetera, se le volevamo. Allora, noi facciamo una così, le slide gliele mandiamo, perché siamo stanchi su 55, però possiamo intanto fare un minimo comune denominatore sul prossimo incontro, quando farlo e più o meno, poi ci scambiamo le cose. Allora, questo orario che abbiamo scelto vi sta bene? Preferite la mattina, il pomeriggio? Va bene così, le 4-6? Farò rigorosamente 4, perfetto. E noi saremo orientati a rincontrarci verso fine febbraio, più o meno. E l'oggetto dell'incontro sarà quello dell'organizzazione del primo incontro pubblico che andiamo a fare.
come organizzarlo, chi chiamare, insomma, nel quale incontro pubblico, Ranito mi dice qualche cosa? No. Mi dice qualche cosa? No. No. E dico, quindi il prossimo incontro noi ci organizziamo, cerchiamo di capire. Cioè, voi avete già individuato il responsabile dell'attività? Vi ricordate che tra i... Non l'avete individuato con il vostro segretario, no? Non state... Perché c'è una persona che diventerà poi responsabile delle attività, che avrà dei compiti un po' più insomma, pesanti di quelli che sono chiaramente degli affidatori. Insomma, no. Vabbè, non c'è problema. Adriano, allora, se prima di chiudere vogliamo lasciare un attimo la parola a Alessandra sui gruppi Facebook. Sì, vai Alessandra. Allora sì, sono stati attivati, a mano dei vari gruppi attiveremo anche gli altri, dei gruppi Facebook per ogni gruppo, diciamo, di città. Quindi a mano aggiungeremo le persone e sarà un gruppo dove voi attivatori potrete parlare, condividere informazioni o problematiche che avete, pormi domande e così via. Lei è la facilitatrice dei gruppi, per caso. E cioè, l'iscrizione come la facciamo? La possono fare subito? Che devono fare? L'iscrizione li aggiungerò io ora a mano. Ok. Quindi poi vabbè, accetterete. Se volete accettarlo. non è obbligatorio. Però insomma, vabbè. Ok, quindi ci pensi tu Alessandra. Sì, sì. Vabbè. Ok, allora ci siamo orientati verso il 21-24, adesso poi con... vi daremo due date, insomma, come al solito. Beh, questo sistema di scelta della data è andata bene, funziona più o meno? Ok, va bene. Allora, ragazzi, io vi saluto, se non c'è altro da dire. Mi ha fatto piacere conoscervi un po' meglio. Ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio e un bacione. Ciao, buone cose. Grazie, buona serata. Buona serata. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ti pare... Wow! Ci sono anche dei piccoli. Va bene. Ok, ciao Ale. Ciao Marco. Andiamo.